In diretta dal Blackjack di Grottaferrata. Officina stampa. Officina stampa. Officina stampa. L'approfondimento giornalistico di Chiara Rai. Officina stampa. Bentornati a Officina Stampa, che da oggi va in diretta in contemporanea sui canali Facebook e YouTube, quindi una maggiore condivisione per questa trasmissione di approfondimento giornalistico che è arrivata al quarto anno. Ma presentiamo la puntata di oggi. Apriamo con un'intervista al candidato sindaco per il centro-sinistra di Albano Laziale, Massimiliano Borelli. Proseguiamo subito dopo con il nostro approfondimento sul territorio, la rubrica dedicata a una storica piazza di Roma, Piazza Vittorio, e le sue 280 colonne che dopo un secolo e mezzo hanno bisogno di un restyling, e dopo presentano qualche segno di usura, e grazie all'iniziativa del primo municipio del presidente Sabrina Alfonsi metteranno mano anche a questa storica piazza romana, e il progetto è affidato al Dipartimento di Architettura dell'Università La Sapienza di Roma. Nella seconda parte di Officina Stampa ospiteremo invece i rappresentanti del centrodestra di Genzano di Roma, che andrà al voto con tutta probabilità nel prossimo autunno, dopo una esperienza alquanto negativa del Movimento 5 Stelle. Una città di Genzano storicamente roccaforte di sinistra, e il centrodestra si presenterà unito? Questa è la domanda, cercheremo di dare una risposta. Vedo che da entrambe le parti ci sono un pochino di problemi, insomma avremo in studio i rappresentanti del centrodestra. Adesso sigla e una chiacchierata con il candidato sindaco Massimiliano Borelli. Me and your girlfriend, you with it, money over everything, the only thing that matters. Stop. And since I've been getting it, these blunts be getting fatter. Take a couple puffs off it, now a nigga rosy. The white hoes I fuck with, cause I said I am woody. About to make a movie. Stop. Starring me and a cast full of groupies. Stop. And I do my and own stunt. I'm smoking. Massimiliano Borelli, benvenuto. Vedo già che batti il tempo con il piede, quindi sei in gran forma. La musica per forza trasporta. Com'è andata? Ci rivediamo dopo il lockdown, esatto. come si dice? È andata... è stato un passaggio molto complicato, è stato un passaggio duro per tutti, certo. E sicuramente ne siamo usciti più consapevoli, diversi, trasformati, ma anche consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte. Sono delle sfide importanti che devono coinvolgere tutta la nostra comunità, ma che in prima persona devono portare un amministratore locale a prendere delle decisioni molto più consapevoli. Come ti trovi in questa campagna elettorale diversa, posso dirlo? Beh, un po' certamente sì, è una digitale. Campagna elettorale, una campagna digitale, una campagna fatta di pochi contatti umani, questo distanziamento sociale che spesso e volentieri viene richiamato anche sui social, dalle televisioni, però non è così distante, non è così diverso da quella comunicazione che spesso e volentieri anche come amministrazione comunale, come amministratori, abbiamo portato avanti nel corso di questi anni, e in prima persona anche io mi sono molto speso per avere un contatto diretto con i miei concittadini e dare loro il maggior numero di informazioni, di risposte ai problemi che venivano di volta in volta. Insomma, di la verità, qualche porta a porta inizia a farlo, dai, adesso, in questa fase. Beh, più che porta a porta, io penso strada a strada, balcone a balcone, perché bisogna stare all'aria aperta, quindi perché no? Giardino, spazi aperti, e poi del resto il mio slogan è uno slogan che punta ad uno spazio aperto. Che slogan è? Uno spazio aperto, uno spazio di condivisione, uno spazio di confronto, uno spazio dove ci si ritrovi comunità, ci si senta comunità, e dove l'amministratore diventi punto di riferimento di una comunità che dà risposte e provi a dare delle soluzioni. Certamente sì. Tu sei molto social, vedo che ti seguono, quindi sei partito già avvantaggiato. Diciamo un passo dopo passo stiamo andando verso gradimento. Si conclude l'era dell'amministrazione di Nicola Marini, però c'è una continuità, perché tu hai fatto parte di questa amministrazione, ma c'è anche, devo dire, io
leggo un po' il clima, no? C'è anche un po' di curiosità, un po' di attesa nelle tue proposte, ecco, pur nella continuità di questa amministrazione, perché non si può dire, insomma, penso il contrario, quali sono le novità che cerchi di apportare? Allora, partiamo dal presupposto che il centrosinistra ha avuto nel corso di questo decennio una serie di impegni da affrontare, una serie di difficoltà. Criticità, certo. Una serie di criticità dovute in primis a problemi di bilancio e a delle grosse somme da dover sobbarcarsi a causa ovviamente di scelte legittime prese dalle amministrazioni precedenti. Non per fare sempre il solito referendum, è colpa di quelli di prima, però oggettivamente ci sono stati dei buchi di bilancio e quindi delle assunzioni di responsabilità che hanno portato il centrosinistra a prendere delle decisioni, a risolvere i problemi e quindi a rimettere il comune in carreggiata. Il bilancio rispecchia un bilancio di un ente locale comunque sempre in difficoltà. Vabbè, nei termini di gestione, come tutti gli enti locali. Oggi amministrare un comune di media grandezza ovviamente richiede esperienza, responsabilità, decisione, ma anche capacità di gestire rapporti sovracomunali, perché è necessario andare a reperire le risorse laddove ovviamente da soli non si riesce ad averne, perché ovviamente non sempre i tributi sono sufficienti per mettere in campo però tutti i servizi necessari. Insomma... Poi parliamo della crisi del 2009, che è caduta proprio in pieno inizio dell'amministrazione Marini, e quindi tutte le difficoltà che questa amministrazione ha fatto, ma che ha portato ad una soluzione completa di molti problemi e a individuare degli asset strategici che ovviamente saranno il punto di partenza del mio programma, della mia proposta per la città, di una visione di città, ma punti di partenza che devono essere sviluppati rispetto anche alla fase pandemica che abbiamo vissuto. E ora li vediamo un attimo, però volevo dirti, ci seguono anche da Palermo, e questa mea culpa, per dire, insomma, da tutta Italia. Albano Laziale, lo vuoi descrivere te, Albano Laziale, la città di Albano Laziale? La città di Albano Laziale, al di là di quelle che sono le caratteristiche e la sua storia, quindi i trascorsi storici, la madre di Roma, Mater Urbis, la culla diciamo di una cultura che poi ha permesso a Roma di svilupparsi e diventare la capitale dell'impero romano e via dicendo. E poi una delle più grandi città. È una delle più grandi città dei castelli romani, dei 17 castelli romani, è un polo molto importante, baricentrico rispetto proprio al bacino dei Colli Albani e anche della Litorania, e poi ha delle peculiarità. È una città... Ti brillano gli occhi! Certo, cioè, beh, è la mia città, è la mia comunità, no, quindi no, va bene. È giusto che quando io ne parli con l'affetto, certo. No, e ma con l'ho detto, il giusto merito. Un po' campanilismo, un po' di campanilismo serve. Ma un giusto attaccamento alla propria comunità, al comune nel quale si è cresciuti, si è nati, dove si è nati e si è cresciuti. Albano è particolare perché ha questi tre centri urbani con tre peculiarità, tre caratteristiche distinte, quindi sarà la sfida per l'amministrazione futura e per quella che andrò a guidare per affrontare i temi e porli all'attenzione dei cittadini, ma nello stesso tempo ottenere dai cittadini il giusto riscontro sulla base delle proposte che ovviamente verranno perché avanzate. Perché sono tre centri urbani differenti in qualche modo, che si sono sviluppati nel corso del tempo in modo completamente diverso. Abbiamo un Albano Centro che ovviamente per tradizione è legata alle sue vestigia archeologiche, ai suoi importanti monumenti, ma anche al fatto che sia in qualche modo il centro urbano all'interno del quale c'è un grosso centro commerciale naturale e tanti servizi, quindi tanti uffici pubblici e tanti uffici del terzo settore. Poi abbiamo Pavona con delle peculiarità completamente diverse, è un centro urbano che viene attraversato da una strada e che ecco, in prospettiva vivrà un cambiamento però che dovrà essere gestito, dovrà essere posto all'attenzione della propria comunità
di questa comunità in modo completamente diverso, con un approccio anche da parte di noi amministratori completamente diverso. Bisognerà andare a spiegare e condividere e supportare questo cambiamento. I cambiamenti ci sono sempre. Si devono digerire, si devono... bisogna in qualche modo fare un lavoro di assorbimento. Il sottopasso determinerà necessariamente un cambiamento. Famoso sottopasso che finalmente si sta realizzando, però un sottopasso che richiederà un cambiamento necessario e che porterà noi a doverci confrontare anche con il commercio di Pavona e che sposterà l'asse creando altri tipi di livelli occupazionali, creando magari prospettive e potenzialità che sono proprio le proposte alla base della mia proposta di governo. Potenzialità enormi proprio nel settore del polo industriale commerciale innovativo che è lì dormiente, perché ci sono... momento è importantissimo più esatto, che mai e forse. dobbiamo mettere in campo tutta una rete di risorse, di conoscenze e di contatti dall'Europa fino alla Regione Lazio per ottenere i finanziamenti necessari a far sì che quel polo industriale e commerciale possa ridecollare, possa ridare l'occupazione necessaria e dare risposte alla nostra comunità e a chi oggi soffre l'assenza di lavoro. E poi abbiamo Cecchina. È vero. Cecchina ha una sua peculiarità, si è costruita intorno ad una chiesa, intorno a un polo turistico, un polo sportivo, e noi lì abbiamo un grosso asse adesso dato dall'investimento con i fondi europei del complesso che noi denominiamo Plus. E lì c'è potenzialmente realizzati, ma ancora non funzionanti e funzionali perché c'è un problema di viabilità, ma abbiamo tutta una serie di servizi dallo scolastico allo sportivo all'anagrafico, quindi anche servizi comunali importanti, che possono dare a quella comunità una risposta incredibile. Quindi come puoi capire ci sono, c'è questa tripartizione, una tripartizione che va in qualche modo armonizzata. Non è semplice, sì. E bisogna parlare con i nostri concittadini proprio affrontando quelle che sono le difficoltà, i temi propri di questi centri urbani. Si è sempre parlato di Albano Laziale come di un'unica città, sì, però ci sono delle differenze che vanno in qualche modo evidenziate e come tali vanno affrontate. E il ruolo dell'amministratore, il mio ruolo sarà proprio quello di armonizzare questo percorso per fare in modo che ogni singolo centro poi si riconosca in Albano Laziale, in un'unica comunità dove tutti hanno la stessa possibilità e le stesse potenzialità di accesso anche ai servizi. Beh, chi ti ascolta, insomma, è un progetto ambizioso, però voglio dire, forse necessario per la città di Albano. Obbligatorio. Lo stato di salute attuale, se tu dovessi fare un quadro, no? Dice come si trova la città di Albano adesso, quali secondo te, qualora dovessi essere eletto sindaco, potrebbero essere le criticità da risolvere subito? Partendo da quelle che sono le osservazioni che ho fatto prima, certo. E partiamo proprio da Pavona, una delle criticità principali sarà proprio quello di accompagnare il cambiamento, perché ripeto, lo spostamento dell'asse viario è importante. Dopo la realizzazione, a seguito della realizzazione del sottopasso, creerà ovviamente uno sbilanciamento complessivo. Che succede praticamente? Beh, di sicuro si eviterà il passaggio a livello di Via del Mare e quindi la viabilità verrà spostata tutta su Via Piani di Montesavello. E questo spostamento dovrà essere in qualche modo accompagnato da misure di supporto necessarie per tutto l'asse commerciale che oggi insiste su Via del Mare e che si troverà in qualche modo in difficoltà proprio per questo motivo. Per questo spostamento. Queste difficoltà dobbiamo in qualche modo programmarle, metterle nel cantiere del cambiamento e fare in modo che l'amministrazione comunale possa essere effettivamente un supporto al commerciante, ma allo stesso cittadino che si troverà in qualche modo disorientato da questa trasformazione del centro urbano e sia un punto di riferimento, diventi un punto di riferimento e anche un ente che possa dare risposte. E non è semplice. Poi abbiamo il centro che invece ha delle potenzialità incredibili con le nuove
prospettive che si sono create con la pandemia. La trasformazione della struttura ex ospedale San Giuseppe in RSA sì. Covid dà la possibilità alla nostra comunità di essere veramente una comunità al centro di un polo sociosanitario che possa arricchirsi di tanti servizi e tante opportunità. Ecco, avete investito molto voi sul sociale, sul terzo settore, su... Abbiamo investito molto sul sociale e sul terzo settore, al punto che posso con orgoglio dire che noi abbiamo sicuramente avuto uno dei riscontri maggiori in tutti i castelli romani per quanto riguarda proprio le misure Covid che sono state messe in campo a supporto delle famiglie e delle persone più fragili. Pensate soltanto che sono state consegnate dai nostri uffici servizi sociali 1200 card, bancomat per l'esattezza, 1200 bancomat alle famiglie che ne hanno fatto richiesta per il supporto alimentare. Un numero alto, un numero e 500 tra buoni spesa e pacchi alimentari, quindi 1800 famiglie sono state supportate, coccolate, nel senso che non sono state lasciate sole, si sono sentite in qualche modo vicine all'istituzione, ma anche chi direttamente, i nostri dipendenti, la nostra dirigente, i nostri riferimenti, rispondeva al telefono e dava un consiglio, un riscontro, non solo per la buona spesa, ma anche per i problemi legati per esempio alle violenze domestiche. Avevamo un ufficio specifico, il supporto psicologico. Perché come sappiamo durante questo periodo di emergenza sono poi emerse delle debolezze, delle fragilità molto grandi. Certo. E la mia domanda è questa, ti preoccupa un pochino lo stato della nuova povertà come c'è dappertutto? Perché questo non lo possiamo nascondere, ci sono delle evidenti criticità a livello economico nuove e credo che anche ad Albano sia stata fatta una nuova mappatura, quindi ecco, hai preoccupazione in merito, la avverti questa... Allora, questa fase pandemica sicuramente ci ha messo alla prova. Ah, certo. Ha messo alla prova tutte le comunità, tutti gli enti locali, sì, e ovviamente Albano non è da meno. Però nello stesso tempo questa situazione che per noi è stata anche una sfida per capire la tenuta di un servizio che sin da subito noi, già 10 anni fa, avevamo detto essere uno dei principali servizi, prima di tutto le persone. Prima di tutto le persone, prima di tutto le situazioni fragili, ed è per quello che anche te hai evidenziato questa forza propositiva nell'azione dei servizi sociali. Sì. Sicuramente la mappatura che c'è stata, che si è avuta grazie proprio a queste richieste, all'aumento anche di una serie di servizi, ci permette di calibrare anche le future misure da mettere in campo, e grazie anche ai numerosissimi servizi che siamo riusciti a inserire all'interno della proposta del distretto sociosanitario, del quale spesso e volentieri siamo anche comune capofila di alcuni di questi distretti, riusciremo a dare ulteriori risposte a queste fragilità. Non abbiamo terminato. Quindi non questa vi preoccupa fase, perché siete già avanti, nel senso... C'è una fase piuttosto avanzata, certamente potrebbero esserci dei punti di caduta laddove un'ulteriore fase pandemica o un'ulteriore criticità dovesse emergere, speriamo di no, vista la situazione già molto delicata e molto complessa. Tutti auspicano che sia conclusa questa fase, anche speriamo. Perché un'altra ondata sarebbe devastante. E quindi permettimi di riprendere il discorso sulla questione della RSA. Io lì avrei un sogno. Un sogno che è quello di creare un polo innovativo di ricerca, cioè? Ma nello stesso tempo anche un polo che possa essere un punto di riferimento per tutte le malattie e patologie neurodegenerative dell'anziano. E questo perché è importante. Fondamentalmente in questo momento noi abbiamo avuto come faro un messaggio molto chiaro.
La fascia di età più fragile che è emersa è proprio quella dell'anziano. E tutte le patologie dai 65 anni a seguire sono quelle che in questo momento hanno effettivamente vissuto la criticità di una fase pandemica così importante, perché non c'era soltanto il Covid ad attaccare la fascia con debole, il COVID, ma con il Covid sono andate, si sono evidenziate ulteriori patologie. E lì bisogna andare all'attacco, permettimi questo. Quindi un polo d'eccellenza anche in riferimento proprio a tutta la regione, questo ho capito bene, un centro. Se pensiamo al fatto che in tutta la regione Lazio le uniche due RSA pubbliche sono ad Albano e a Genzano, sicuramente noi potremmo diventare un polo di eccellenza, e lo diventeremo se effettivamente tutte le risorse e tutte le energie da mettere in campo si canalizzeranno a raggiungere questo obiettivo. Ovviamente potremmo diventare un polo d'eccellenza regionale, ma io penso anche di riferimento nazionale. Chiudiamo con insomma un pochino di tue caratteristiche. Sei apprezzato, almeno quello, ecco, oggi ci dobbiamo rifare i social, perché questo c'è, nel senso, e c'è condivisione, insomma, apprezzamento. Se dovessi descriverti con la gente, in mezzo alla gente, per la gente. Io mi sento, al di là di quello che può essere spesso e volentieri l'apparenza, una persona del popolo. Provengo da una famiglia normale. Mio padre è artigiano, mia mamma donna delle pulizie, che con i loro sacrifici hanno voluto dare una opportunità al proprio figlio, con ovviamente degli studi e un percorso formativo che mi ha portato anche a ricoprire dei ruoli per esperienza acquisita e per capacità maturata nel corso del tempo. E nello stesso tempo penso di aver perché messo tu non sempre... sei solo candidato sindaco, lo vogliamo dire, insomma, sei consigliere metropolitano, sì, sei lavoro in regione. Nell'ente regione, quindi ho una maturità, diciamo, e un'esperienza amministrativa che nel corso del tempo mi permette di avere un background da mettere a disposizione della mia comunità, quindi del popolo per il popolo. E il centrodestra ti fa timore in questa competizione, nel senso, come vivi, ecco, questo competitor? Perché oggi il centrodestra comunque è una realtà che a livello nazionale, insomma, è abbastanza. Beh, si fa sentire. Certamente, ecco. Il centrodestra si presenterà con tutte le sue carte, con quello che è la verve politica del momento. La verve. Una verve politica, ecco, dei linguaggi. Beh. Dei linguaggi che sono a noi molto, molto noti, e sono i linguaggi che si ascoltano, che si leggono sui social e che si ascoltano dalla televisione. È una competizione elettorale, va vissuta per quello che è, facendo più che altro evidenziando quelle che sono le peculiarità di una candidatura, ma soprattutto di una proposta di governo. Nel pubblicizzare questo incontro oggi ho voluto rimarcare una frase: nessun libro dei sogni, nessuna falsa promessa, ma soltanto soluzioni chiare e risposte ai nostri concittadini. Non dobbiamo più prendere in giro nessuno, anche perché c'è stanchezza dopo questa fase, poi soprattutto dopo questa fase dobbiamo essere alcuni, responsabili, insomma, ecco, esperienze, diciamo, soprattutto dopo esperienze. Esatto. Grazie Massimiliano. Grazie Chiara, grazie a voi. Grazie per questo spazio. Mandiamo subito alla rubrica dal territorio, Piazza Vittorio, storica piazza romana. Vediamo un pochino, siamo andati un attimo a vederla. Officina stampa. Officina stampa. Dal territorio. Fa.
Piazza Vittorio Emanuele II, meglio conosciuta dai romani come Piazza Vittorio, con i suoi 316 metri di lunghezza e 174 di larghezza, e con quasi 10.000 metri quadrati in più di Piazza San Pietro, è la piazza più grande della capitale. Tra le mete più suggestive e particolari di Roma è situata nel cuore del rione Esquilino, dove fino alla fine dello scorso secolo ha ospitato uno dei mercati più grandi della capitale. Piazza Vittorio venne realizzata all'indomani del trasferimento della capitale d'Italia da Firenze a Roma e lungo il suo raggio si snodano 280 colonne che ora, dopo quasi un secolo e mezzo, presentano non pochi segni di degrado. E lo scorso venerdì sono stati effettuati i primi rilievi architettonici sulle facciate della porzione del portico, comprese tra via Mamiani e via La Marmora, per avviare l'opera di riqualificazione dei pavimenti e delle colonne di questi primi due blocchi, scelti perché sono quelli che appaiono in condizioni peggiori rispetto al resto del porticato. Un altro passo in avanti, ha detto Sabrina Alfonsi, presidente del primo municipio capitolino, verso il recupero dei portici dopo i provvedimenti che li hanno liberati dalla presenza delle bancarelle. Un'opera di riqualificazione che ora attende solo il progetto esecutivo affidato al Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università La Sapienza, per poter dare inizio ai lavori. Eccoci qui tornati. Dove va il centrodestra di Genzano? Diciamo, insomma, Genzano è un po' una roccaforte di sinistra, questo non lo possiamo nascondere. Però, diciamo, la ventata nazionale lascia pensare che ci siano importanti opportunità per il centrodestra. Oggi non abbiamo voluto invitare gli ipotetici candidati che ancora non sono ben delineati, ma coloro che insomma discutono intorno a un tavolo per vedere se fare sinergia, quanta sinergia si può fare. Io do subito il benvenuto a Giovanni Libanori, consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia, a Antonio Rosati, coordinatore di Forza Italia di Genzano, a Rosario Neglia, coordinatore della Lega di Genzano di Roma, a Fabio Papalia, Genzano Risorge. Benvenuti a tutti, grazie. Siamo a distanza perché da casa dicono troppo di no, ci siamo messi a ferro di cavallo apposta. Giovanni Libanori, sì. Come la vedi Genzano? Intanto volevo ringraziarti dell'invito, ci siamo grazie rincorsi più e più volte. È vero. Sempre a causa mia è saltato, è successo qualcosa, quindi grazie per avermi invitato. Grazie a voi. Ma la direzione dove deve andare il centrodestra di Genzano è una direzione che sicuramente deve fare meglio rispetto agli ultimi 20 anni di storia politica di Genzano. Ti dico che ci vorrà un grande impegno, viste le condizioni in cui versa l'Italia in questo periodo, aggravate da questa grave crisi del coronavirus. Ma ti dico anche che ci vorrà ben poco per fare meglio rispetto a questi 20 anni scellerati. Gli ultimi 20 anni scellerati di amministrazione, prima di sinistra e poi grillini. È un colpo al cuore vedere un comune ridotto in queste condizioni. Non c'è un settore a Genzano, e dico uno, che è rimasto in piedi. Sembra sia passato un terremoto. La colpa e il peccato originale di questa situazione è targato PD. Ah, pensavo di è targato PD, perché chiaramente noi l'abbiamo sempre contrastato, poi con Fabio sono epiche le battaglie che abbiamo fatto su Genzano. È targato PD perché attraverso una loro bramosia di potere
si sono spaccati e hanno fatto sì che il comune andasse in mano ai grillini, quindi dalla padella alla brace. Sappiamo tutti il sindaco Lorenzon che fine ha fatto, non è che l'abbiamo sfiduciato noi, si è autosfiduciato, e quindi questa è la condizione, il quadro politico di Genzano. Noi dovremmo essere e dobbiamo assolutamente essere intelligenti, dobbiamo fare gioco di squadra, seppur nelle differenti posizioni politiche, ci mancherebbe altro. In questi ultimi mesi a Genzano si sono affacciati nuovi amici che prima non c'erano, o se c'erano comunque non partecipavano in prima persona. Spero che l'unione di intenti e il buonsenso da parte di tutti possano partorire una figura carismatica, condivisa, e che possa finalmente, dico io, dare una svolta a Genzano. Genzano si è fermata ai tempi di Cesaroni, punto. Poi ha vissuto sugli allori con Pesoli, da Ercolani in poi è successo di tutto e di più. Ripeto, oggi Genzano non è. Adesso il PD dice che la colpa è dei grillini, ma i grillini hanno governato 2 anni. In 2 anni non si brucia un'economia, il commercio, le strade sono quello che sono, non c'è, ripeto, un settore, la sicurezza, non c'è un settore che va bene, le scuole. E secondo te c'è questa consapevolezza da parte dei cittadini di Genzano? Nel senso... Io me lo auguro, ma soprattutto me lo auguro perché, vedi, quello che... Cioè, se uno sbaglia dovrebbe fare mea culpa e ricominciare dallo sbaglio fatto. Oggi mi parlano che sono 4 candidati di centrosinistra, sì, un grillino 4. E noi. Quindi non l'hanno ben capito. Tra l'altro, dei 4 candidati di sinistra, 3 sono il remake del passato, quindi... Non ci sono, poi verranno sicuramente qui. Se mi inviti glielo dico in faccia, non è un problema. Verranno qui, certo, loro sono 4. Da quest'altra parte, insomma, nel centrodestra, tu auspichi, insomma, un candidato condiviso, avvicini a questa soluzione e poi passiamo... Stiamo dialogando, io, sai, in politica non bisogna... No, non manca tantissimo. Sì, ma se ti parlo di tutti i comuni che vanno al voto in provincia di Roma, te ne dico delle belle, ma secondo me c'è la possibilità di fare un qualcosa insieme, ripeto. Lo auspico. Grazie. Antonio Rosati. Grazie di averci invitato a questa bella trasmissione che, insomma, auguro i migliori futuri possibili. Io, ecco, non è che ho molto da aggiungere sull'analisi che ha fatto l'amico Nanni, ma la vedi fattibile però questo candidato condiviso, oppure alla fine discorso, tutti i personalismi e si finisce è sempre quello che abbiamo visto all'epoca, era soltanto quando abbiamo fatto le prime discussioni, era la ricerca di un candidato che fosse, diciamo, più largo possibile come consensi non individuali, perché noi abbiamo detto è finita l'epoca della vittoria dell'unico condottiero, è la squadra che vince. Quindi certo, se siamo 2, se siamo 3, se siamo 4, se siamo 5, forse in questa condizione nuova che a Genzano sta vivendo sul piano elettorale, forse avremo la possibilità veramente di cambiare. Che perché poi tanti dicono che i grillini hanno mandato all'opposizione il PD. Io storicamente posso dire che non è vero, perché già il precedente sindaco era uscito fuori dal PD, aveva organizzato con la sua lista autonoma una battaglia, e per cui, avendo spaccato il fronte della sinistra, che a Genzano, come giustamente ha ricordato, ha un consenso intorno al 60% da epoche storiche, 60. Sì, però 65. È vero quello che quindi tu dici, è evoluto, che vale la squadra, no? Però penso che a Genzano, come nelle piccole grandi comunità intorno a Roma, vale molto la persona, no? Sì, però purtroppo i personaggi alla Cesaroni,
O anche dove stanno? Non ci sono, ma anche perché Cesaroni ha, ha avuto il merito e il demerito, avendo governato in quel modo, che lui era un personaggio con un fortissimo carattere. Non certo, ha fatto un crescere carisma una classe, forte. Esatto, però non ha fatto crescere una classe dirigente del suo livello. Questo è il problema che abbiamo scontato noi nel tempo, perché come ha detto lui, la classe dirigente che si è succeduta ha campato di rendita e oggi ci ritroviamo che i grillini, che non sapevano neanche che potevano avere questa possibilità, hanno vinto e pensavano che la pubblica amministrazione fosse un oggetto strano che basta premere un bottone e le cose vanno a posto, che le tasse si pagano. E invece non è così. Il guaio qual è? Che se si governa male la pubblica amministrazione in un momento, non è che dopo 3 mesi o 4 mesi o 6 mesi si risolve il problema, perché la pubblica amministrazione è una macchina complessa, per cui una volta bloccato nel suo ingranaggio, per recuperare tutto il sistema dei danni ci vogliono gli anni, perché purtroppo non è una pulsantiera che dice oggi pulisco i giardini pubblici, premo il pulsante e dopo 2 giorni è tutto pulito. No, devi fare la gara d'appalto. Abbiamo visto con la Raggi, certo, a Roma. Certo, che non ci si può bloccare, no, come è successo magari con i 5 Stelle, che per aspettare le gare... Roma è più grande a Raggi, addirittura quando ha scoperto che per fare la Befana a Roma doveva lavorare 6 mesi prima, se ne sono accorti a vigilia di Natale. Vabbè, ecco, questo no, è il quadro. Allora, sono ottimista, diciamo... no, devo dire, sono ottimista perché insomma il dialogo non si è mai interrotto e questo... No, vi sento ottimisti e propositivi, sappiate che ora ci siamo scaldati al secondo giro, almeno... sapere, io ve lo faccio, voi da politici poi mi risponderete in un'altra maniera, quali sono gli ipotetici candidati sul tavolo e se ci sono delle caratteristiche comuni, condivise, civico piuttosto che insomma di partito. Grazie. Prego. Fabio Papalia, Fratelli d'Italia e Genzano Risorge. Come siamo? Tu insomma eri sul piatto dei candidati a sindaco, forse naturalmente, dico io, per la lunga insomma opposizione che hai fatto in consiglio comunale, non è non dico stupidaggini, insomma, perché oltre che sei venuto tutti e 4 gli anni di Officina Stampa, ma sei fatto sentire come opposizione, quindi forse la tua candidatura era naturale. Allora, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito alla stampa, ancora una volta sempre presenti. Allora, sì. Su Genzano, come accennato anche da chi mi ha preceduto, lo scenario è piuttosto articolato perché deriviamo da un governo del 5 Stelle che si è rivelato fallimentare e che in 2 anni è riuscito a peggiorare quanto già era disastroso, ossia quanto ereditato dal Partito Questo Democratico. Questo siamo tutti d'accordo. Quindi ad oggi ci ritroviamo in uno scenario particolare e la tua domanda di prima a Libanori, nella quale chiedi ma c'è consapevolezza da parte dei cittadini di chi ha fallito e come ha fallito? Questa è una bella domanda. È una bella domanda perché Genzano è una realtà molto particolare, legata ad una determinata parte politica da sempre, storicamente, quindi cambiare per loro non è semplice, però il fallimento è oggettivo e il fatto che non ci sia stato un reale ricambio della classe dirigente del centrosinistra testimonia il fatto di come la stessa politica a sinistra stia in difficoltà, perché dei 4 candidati 3 sono comunque espressione netta è chiara di una classe politica priva di ricambio e il candidato del Partito Democratico è ovviamente una figura nuova, ma ovviamente alle sue spalle ha tutta la vecchia classe politica del centrosinistra genzanese, quindi è un vero e proprio ricambio generazionale, culturale e politico non c'è. Poi ci siamo noi. Noi al momento è vero, non abbiamo trovato una sintesi, è in corso un dialogo, ovviamente la coalizione si è allargata perché sono subentrati nuovi soggetti politici, quali quelli della Lega, che fino a qualche anno fa ovviamente sul territorio non erano presenti. Ragioni. Ad oggi il partito è diventato un partito su base nazionale e non più locale come in altre parti d'Italia e quindi ad oggi si ha avviato un dialogo. Bisogna dialogare con loro anche, Bisogna dialogare. Siamo arrivati a febbraio in cui si erano definiti alcuni assetti, alcune decisioni in maniera magari anche sì drastica, ma nel tempo forse anche l'episodio del Covid ci ha rasserenato un po' gli animi e sono riprese ovviamente le fasi di trattativa e
sono in corso anche delle trattative per trovare una sintesi su un nome condiviso e condivisibile da entrambi gli schieramenti, sia quello di Fratelli d'Italia e Genzano Risorge che quello di Lega e Forza Italia. Ovviamente, ma tu non sei contemplato? Io al momento ho fatto un passo indietro, sia in virtù di un'eventuale unità del centrodestra, sia per questioni di carattere lavorativo principalmente, quindi è ovvio che il mio nome è a disposizione della coalizione e dei partiti qualora fosse necessario ad unire la coalizione, però ad oggi c'è anche la possibilità di trovare nomi che siano in grado di unire maggiormente la nostra coalizione e di magari raggiungere un consenso trasversale che magari il mio nome non è in grado di raggiungere, quindi stiamo valutando tutto. Il dialogo è ripartito, fatto sta che la campagna elettorale, che ahimè ancora non sappiamo quando inizierà, perché altra follia italiana e di questo governo nazionale è il fatto che ancora non sia stata definita la data delle elezioni, si vocifera il 20 di settembre, questo significa che noi a Ferragosto staremo, ce lo diranno qualche giorno, staremo presentando le liste nei comuni, quindi sarà una campagna elettorale particolare in cui uno, saranno forse vietati o comunque sia limitati gli assembramenti, due, esatto, in una campagna elettorale durante il periodo festivo e feriale dove gli italiani giustamente si godranno qualche giorno di distacco dal proprio paese, sarà difficile trovare persone in grado di venire a partecipare e ascoltare il nostro programma, quindi probabilmente sarà una campagna che sarà strettamente mediatica e a mezzo social e non a contatto con le persone alle quali, come la classica campagna elettorale, quindi sarà rivisto tutto. Fatto sta che il nostro obiettivo, il nostro intento sarà quello di ovviamente essere propositivi con nuove situazioni relative al programma che metteremo a punto, ma soprattutto mettendo in risalto i tanti fallimenti e le tante responsabilità del pregresso, sulle quali non si può tacere, non si deve tacere, perché c'è una chiara responsabilità da parte di una classe dirigente ben identificata a sinistra che qualcuno si dovrà assumere, alla quale nessuno si potrà sottrarre e alla quale nessuno potrà prendere distanza, perché ci saremo noi comunque ancora una volta a ricordarlo. Quindi abbiamo avviato questa fase di dialogo in queste settimane e cercheremo di trovare ovviamente una sintesi. Grazie, e poi torniamo. Rosario Neglia, Lega, ecco, sentire Genzano, Lega, è una nuova realtà, però insomma bisogna anche discutere con questa realtà che è importante visto lo specchio nazionale. Grazie di tutto, della vostra visibilità nei nostri riguardi, so che siamo molto attenzionati a Genzano e anche sul territorio in virtù di non avere precedenti sull'amministrazione 2016. Ci siamo misurati consapevoli che questa sarà un'altra competizione diversa sulle europee nel 2018, avendo risultato massimo, superando il PD storico a Genzano e posizionandoci a sfiorare il 30%. Di conseguenza c'è molta perplessità, molta attenzione e credo nei panni loro anche molta paura. Abbiamo incontrato le forze politiche, i padri nobili della politica genzanese, dove per anni hanno fatto un'opposizione attenta, mirata, sulla piazza, pulita, sui contenuti, leale, è importante questo qua. Noi come Lega rispettiamo i nostri avversari, li rispettiamo come persone, come contenuti, ma faremo la nostra campagna elettorale basata sui contenuti, non sui pettegolezzi. Quindi chiacchiere, provocazioni, queste cose non ci appartengono. Ritengo oltretutto che il centrodestra con l'avvento nostro è più completo, è un po' più democratico, non più esposto, cattolico e più preparato. Ma ci sono dei paletti della Lega in questa discussione, in questo tavolo? O noi abbiamo indicato un candidato civico, candidato, abbiamo fatto un nome che tutti voi sapete, è Michele Savini. Ok. Lo sosteniamo, ma siamo anche aperti a una condivisione di idee sul programma. Noi abbiamo fatto un programma e Michele ha sposato il programma. Ma voi siete fermi su Savini o potete discutere anche su un'altra eventuale candidatura? Io parlo per quanto riguarda la Lega, ma la Lega oggi è in una componente di condivisione di altre, esatto, forze politiche, quindi sì, i tavoli opportuni saranno decisionali.
Eccoci. E aperti a qualsiasi soluzione. Certo, è un programma abbastanza, non un libro dei sogni, è un programma fattibile, snello, riconducibile a cose pratiche, dove la gente vuole dei risultati immediati e poi quello che viene in più. Grazie. La ringrazio per, ulteriormente per questo. Tanto adesso parleremo di persone, già un nome è stato fatto, mandiamo la pubblicità e torniamo subito. Officina Stampa. Officina Stampa. Officina Stampa. Officina Stampa. Blackjack. 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 A Grottaferrata in Viale Vittorio Veneto 2. A lifestyle, a lifestyle, a lifestyle, a lifestyle. Day and night, every day. Day and night, every day. Day and night, every day. Giovanni Libanori, non mi rivolgo a un politico novello, quindi chi secondo te è in grado di sostenere la figura di candidato sindaco del centrodestra? Ma Chiara, così a bruciapelo. Lo sapevo. Ma tu sai che io, contrariamente a quanto si dice, mi si legge in faccia se dico qualche bugia. Quindi, allora, come Fratelli d'Italia, il sottoscritto aveva intrapreso un dialogo all'interno della coalizione di centrodestra, riconoscendo a Fabio Papalia la leadership stessa del centrodestra genzano, e quindi in ambito centrodestra avevo portato il nome di Fabio, perché ritengo Fabio preparato, giovane, persona degna, persona che poteva unire le varie anime del centrodestra. Ahimè, come hai sentito te e come hanno sentito i telespettatori, Fabio a un certo punto ha stoppato questa cosa, dando delle motivazioni. Però io sul lavoro alzo le mani, ma non so, ho sentito pure insomma un candidato più condiviso, perdonami, ho sentito male, diciamo 70 e 30. Per cui su una decisione personale, perché poi sai le candidature sono assolutamente personali, no? Quindi e quindi su questo passo indietro, che poi bisogna vedere se è definitivo o meno, perché io auspico invece che non sia definitivo, si è aperto tutto un altro scenario. E quindi Fratelli d'Italia ha pensato di candidare una donna che è Alessandra Lattanzi. Però non è che abbiamo risolto il problema candidando Savini e candidando la Lattanzi, il problema rimane. Ora ripeto, dobbiamo, al netto che comunque ci sono due persone da salvaguardare, perché vanno entrambe tutelate qualunque cosa succeda, qualunque cosa accada. Certo. Perché dietro il nome c'è una persona e non è che certo. Uno dice allora ok, abbiamo giocato, no, vanno salvaguardate entrambi, e quindi salvaguardando entrambi, io ripeto, per me possiamo fare tutti i giorni per una settimana l'alba, parlare, ma arrivare ad una posizione condivisa, perché se noi arriviamo ad una condizione e ad una posizione condivisa, a Genzano ne vedremmo delle belle. E tu pensi che la competizione sarebbe centrodestra, centrosinistra comunque? Oppure... bisogna vedere quanto bisogna vedere quanto regge il candidato grillino. Il problema è che coi danni che hanno fatto poi, perché vedi, io non so se la gente è pronta a Genzano a ricevere un
sindaco di destra. Posto che non è che stiamo parlando del diavolo, no, no, cioè, però dire, è Genzano, quindi... è successo a Bologna, può succedere, certo, in qualunque altra, certo, città d'Italia, ma se la gente, se i cittadini, se gli elettori, ma non perché glielo dice Libanori, Papalia, Rosati, Onneglia, io non devo convincere nessuno, un elettore mediamente intelligente si fa un giro per Genzano, vede quello che c'è oggi a Genzano, vede qual è la realtà comunale di Genzano, vede quali sono le sue criticità, cioè, un elettore mediamente medio, mediamente intelligente dice: allora, ho provato la sinistra, ho provato il grillino, dicevo, tanto peggio di così non possiamo andare, quindi proviamoci. Chiaramente tutto questo deve passare per una persona e per un sindaco autorevole. E su questo poi un inciso, no, per farvi riflettere, lo vorrei dire, però sentiamo Antonio Rosati. Facendo il giro già ci sono due nomi, e questa è cronaca, nel senso Savini e Lattanzi. Sì, è un dato, di fatto innegabile. Quindi, voglio dire, ci sono comunque delle posizioni. Certo. E tu che ne pensi? Io più che pensare, diciamo, io sono un tipo che cerca di ricordare. Allora, quando ci siamo, ripeto, visti in più realtà, da quelle di partito a quelle civiche, abbiamo affrontato il discorso su Genzano, che non è Ariccia, ripeto, non è Belletti, eccetera, e abbiamo detto: ma se è il caso ed è possibile cambiare seriamente gestione, probabilmente, visto che a Genzano la sinistra è prevalente, dobbiamo staccare un pezzo della sinistra e portarlo da quest'altra parte, se no aritmeticamente non quadrano i conti. Chiarissimo. Quindi sarebbe auspicabile puntare su un candidato che ha l'esperienza, per carità, è innegabile, Fabio c'ha l'esperienza, l'ha maturata, non lo dico, non è che lo devo dire io, lo sanno tutti. Però Fabio, problema, ti fischiano le orecchie. Il problema oggi. Vabbè, ma l'abbiamo appuntato tante volte. Il problema sicuramente non è questo. Però è che tu devi convincere le persone a Genzano, ci vogliono migliaia di voti. Allora, Michele Savini, abbiamo visto i numeri dei 3 anni e mezzo fa, ha portato 1300 voti, non mi ricordo quant'è, per cui ha avuto un seguito. Anche la signora Barbalice, che correva con una lista autonoma e che all'epoca ha appoggiato Fabio. Ecco, infatti ti stavo per dire, e adesso dico... stiamo recuperando queste individualità che all'epoca non so, io avevo fatto una battaglia all'epoca per riunire, ecco, Nanni e pure Fabio, atteso testimoni, purtroppo inascoltato, e adesso vedo che invece c'è una possibilità. Superando il fatto personale, perché è vero che bisogna scegliere una persona, però ripeto, lo sforzo che abbiamo fatto tutti noi sin dall'inizio è di creare una squadra attorno a un nome, non il nome che... Sì, però ecco, la mia... La scelta è stata fatta perché bisognava farla. All'epoca non c'era il virus che ci ha bloccato tutto, avevamo, certo, anche delle... Adesso, diciamo, è diventata urgente, perché se si voterà, come dicono, il 20 e il 21 settembre, le liste purtroppo si presenteranno il 18 agosto, cioè dopo Ferragosto, insomma. Sì, è tutto un po' surreale. Ecco, per cui perdere altro tempo probabilmente è sbagliato. Però voglio dire, ecco, non c'è, con tutto il rispetto, perché credo che i due candidati che sono stati appena nominati, voglio dire, hanno tutte le carte in regola per fare i candidati a sindaco. Però Forza Italia a me ricorda Vittorio Barbaliscia, nel senso, io sono una ventina d'anni che seguo Genzano, e ecco, parlando di nomi, non c'è più, insomma, Vittorio, però, una figura come Vittorio purtroppo, però ecco, non c'è. Ci sarebbero stati comunque dubbi, come non ci sono stati all'epoca sul nome, quindi probabilmente per toccare la pancia dell'elettorato bisognerà anche fare conti con questo, nel senso, avere un nome talmente trainante, forte o comunque conosciuto, per riuscire a portare a casa il ballottaggio, almeno. Eh beh, certo, è una, no, è una considerazione, sto parlando, salotto rosso. Beh, il ballottaggio è il minimo sforzo che uno può ottenere. Certo, certo. Cioè, il ballottaggio.
Cioè io punterei alla vittoria, fare un evento storico per Genzano, questa è l'opportunità giusta che... Ora arrivo a te, concludo. Scusate. Con lui. Io ribadisco quello che è poi il pensiero comune, che ovviamente bisogna convincere più elettori su un programma nuovo, su un discorso di rottura col passato, che come ha ricordato anche Nanni Ribanori, è evidente a ogni passo a Genzano, insomma, che è uno sconquasso, insomma, non è inutile parlare del passato. Secondo me, o meno, secondo noi che abbiamo cominciato a fare un discorso un po' più coordinato e coagulante, bisogna parlare del futuro, cioè di quello che possiamo fare e puntare come tutto su questo. E come è orientata Forza Italia in questo tavolo? Beh, è orientata a continuare il dialogo, per carità, però partendo pensavo da... che lui mi rispondesse più in politichese, invece vedo che perché come è orientata oggi... Forza Italia? No, che... perché oggi il dialogo è tra le persone che qui presenti e i nostri vertici provinciali e regionali a oggi ci hanno detto vabbè, ognuno di voi ha la ragione che si è portata dietro, quindi nessuno viene sconfessato. Le opportunità che potrebbero uscire fuori da domani in poi, queste non lo so, io ripeto. E come candidato chi vedresti? Ma io all'epoca dissi, non è un segreto, che per me una donna era il momento giusto per maturare, e proposi all'epoca alla signora Barbaricia, la figlia di Vittorio. Certo. Però purtroppo è andata come andata, è finita così. Oggi siamo in un'altra fase e si ragiona. No, dottore, e ripeto, i personaggi hanno tutte le carte in regola. Non mi sento di andare avanti su questo, però ecco, ripeto, è il domani che dobbiamo costruire, quindi oggi è una prima fase. Fabio Papalia, certo. Eccoci. Che sei stato, no? Il scenario è complesso. E forse è doveroso da parte tua fare un inciso ancora più incisivo. Cioè, allora, è il lavoro, parliamoci chiaro, perché vedo comunque un'attenzione particolare nei tuoi confronti. Sì, sì, però fermo restando che per quanto abbia portato avanti una battaglia, diverse battaglie in Consiglio Comunale per 10 anni, ciò non significa che automaticamente debba essere il candidato sindaco. No, però candidato naturale. Poi, soprattutto in fase di trattativa, quello che viene evidenziato e valutato dagli altri competitor o comunque sia dagli altri membri della coalizione è come un nome possa essere anche trasversale. Quindi, al di là delle mie difficoltà personali dovute al lavoro, ho valutato anche questo, ho valutato il fatto che debba essere un nome estremamente condiviso. Fatto e chi è che non condivide il tuo nome? Ma non si tratta di condivisione, non condivisione per attriti o per altro, si tratta di diversità di vedute come ci sono attualmente in essere sul candidato proposto dalla coalizione Lega Forza Italia su Michele Savini, quindi abbiamo delle divergenze sulle quali non abbiamo trovato un accordo. Fatto sta che il nostro candidato, anche di comune accordo con la segreteria provinciale del partito, attualmente è quello di Alessandra Lattanzi in quota Fratelli d'Italia e Genzano Risorge. È ovvio che qualora lo scenario dovesse rimanere tale, per noi difficilmente sarà possibile trovare una quadra. L'intento è appunto quello di bypassare quello che è lo scenario attuale e cercare una sintesi diversa. E quindi potrebbe entrare in campo una terza persona, oppure si ragiona sempre intorno a questi due nomi? Allora, fermo restando che la politica è l'arte dell'impossibile, quindi in questa circostanza tutto è possibile, nel senso che anche un terzo nome potrebbe riunire le anime, quello non è da escludersi. Noi stiamo lavorando per questo in queste settimane, ci sono anche altre valutazioni che stiamo facendo su altri personaggi, quindi tutto è possibile, fermo restando che comunque noi stiamo lavorando già da diverse settimane sul programma. Ovviamente da quando è stato possibile riprendere le riunioni abbiamo ripreso a lavorare in maniera assidua sul programma, dividendolo per capitoli, dividendolo per aree di interesse, quindi c'è in corso un lavoro per il programma elettorale su Alessandra Lattanzi sindaco, la quale per noi rimane e resta la candidata attualmente in essere. È ovvio che qualora poi con gli amici della Lega e di Forza Italia si dovesse trovare una sintesi, siamo ben lieti di poterla cogliere, perché siamo consapevoli del fatto che l'unità del centrodestra potrebbe significare sicuramente
un risultato importantissimo, notevole, ma non dobbiamo neanche cullarci sugli allori, perché a Genzano nulla è scontato. L'abbiamo visto anche proprio e soprattutto nel 2011 con Vittorio Barbaliscia, che era il candidato migliore, esatto, possibile e immaginabile, e nonostante tutto ci fu un ballottaggio tra le due sinistre, quella capeggiata da Flavio Gabbarini, esatto, e quella di Enzo Ercolani. Quindi sono dettagli sui quali noi non possiamo non soffermarci e non ragionare, perché ragionare senza ricordare quello che è successo, il territorio dove si fa politica, rischia di farci commettere errori eclatanti. Quindi alla luce di quanto successo negli anni passati dobbiamo tener conto del fatto che Genzano sia una realtà molto 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 complessa. E ritenete che questi nomi che avete appena fatto possano comunque incidere sul tessuto di Genzano? Non mi piace giudicare le persone che sono state nominate, perché rispetto entrambe le persone, rispetto entrambi i percorsi e le scelte anche di chi all'interno della coalizione non condivide le nostre, quindi ritengo estremamente valide come scelte e come opzioni. Dobbiamo capire se queste due scelte, una delle due scelte, può essere determinante e valida per arrivare alla sintesi, o se è necessario rivedere da zero tutto. Quindi abbiamo ancora qualche giorno, qualche settimana per ragionare insieme serenamente. Poi è ovvio che qualora non fosse possibile trovare una sintesi, le strade saranno ovviamente divise ma parallele. Questo potrebbe complicare ovviamente il discorso relativo a un eventuale ballottaggio, diciamo che ci stiamo lavorando. Più chiaro il quadro, sempre più chiaro il quadro. Bene, quindi vai. La disponibilità, e mi associo a questa apertura, come già preventivamente avevamo già aperto questo tavolo. Ma io più che il candidato sindaco mi soffermo anche sulla squadra, perché quando uno va a teatro è importante vedere la scaletta delle manifestazioni, o quando va a farsi un abbonamento a una squadra calcistica vuole vedere quando la squadra è completa. Certo. Quindi è importante anche sapere i ruoli fondamentali che ricopriranno alcune postazioni. Voglio dire, io bilancio, non credo che... urbanistica, e sicuramente la Lega con Fratelli Italia, gli amici e Rosati in questo caso, abbiamo gli elementi giusti, le persone serie, preparate. Quindi voglio dire, non è questione vice sindaco, ci si può riunire. La discontinuità, questo è il messaggio. Come diceva prima il consigliere metropolitana Giovanni Libanori, siamo l'alternativa e questa volta siamo pronti. L'unione fa la forza. Servono tutti, abbiamo bisogno di tutti. Ma questa è una grande apertura, io leggo un'apertura. E dobbiamo dare un messaggio forte a chi ci ascolta. Certo, gli amici di sinistra saranno un po' preoccupati, credo non dormiranno, però... Vi vedo abbastanza coesi, quindi. Beh, può darsi che tornerete in questo salotto col candidato. La Lega ha più energie, sindaco, perché non ha passato campagne elettorali precedenti, ha più energie, quindi è più carico. Forte risultato e forte anche di questa nuova avventura. Siamo sul pezzo, cerchiamo di recuperare tutti, abbiamo bisogno di tutti e vediamo come va. Certo, io siamo democratici. Savini è una persona in gamba, da cronista, da donna, voglio dire, forse pensare, riflettere anche su una figura femminile che possa presentarsi, riflettere intorno a questo, la vedo anche una cosa, veramente un cambiamento, no? In tutti i sensi. No, vabbè, non è mio stile parlare male delle persone o bocciarle. No. Alessandra è un'amica, l'ho vista crescere, una ragazza di tutto rispetto, è una riflessione. È anche un carismatica, bisogna dirlo, però quando saremo nelle sedi opportune, ripeto, valuteremo attentamente. Però, e mi ripeto, fa molto piacere Alessandra, ripeto, la stimo molto, e mi fa molto piacere insomma cogliere questo spirito di coesione. L'ultima battuta veloce, tutti quanti i competitor di sinistra, 4 candidati, volendo fare, no, come si dice, un commento su queste 4 candidature, come le vedi? Tengo dal commentarli. Secondo me Genzano ha bisogno di altro,
non ha bisogno di revival storici, ma ha bisogno di gente con una mentalità nuova. La mentalità di questi candidati sindaci a sinistra è una mentalità che ha fallito. Il problema, lo ha detto prima Fabio, sarò ancora più incisivo. Ecco. Siccome a Genzano, no, il centro-sinistra aveva già al 60-70%, non si è creata, no, una nuova classe dirigente, perché dice tanto siamo forti del consenso e quindi non crea un'alternativa, non c'è dialogo. Come hanno provato a dialogare, è venuto giù tutto il castelletto del centro-sinistra, hanno fallito miseramente. È bene che questi cittadini di Genzano lo sappiano, ma non, ripeto, non perché lo dice Giovanni Libanori, perché basta andare a fare un giro per Genzano. E lo dico in modo con forza, accalorato: dobbiamo assolutamente come centrodestra dare una speranza ai cittadini di Genzano, ma non un centrodestra parziale, ma un centrodestra unito. Le sorti, e rispondo a una domanda che hai fatto prima a Fabio e a Rosario, le sorti di un sindaco le fanno i risultati. Un sindaco si definisce un bravo amministratore quando per il paese fa qualcosa, quando il paese lo cambi, quando al paese apri tutte le finestre, fai uscire l'aria stantia e dai un segnale di cambiamento, non solo agli amici degli amici degli amici degli amici. Questo è vero. Genzano va governato in un altro modo, con una voglia di governo, con un entusiasmo. Questo entusiasmo anche a sinistra non c'è più, perché se no non fanno quattro candidati. Però sono sindaci. Comunque tutti volti noti, quello mi insomma, appunto. Dice appunto, quindi appunto. La leggi come una cosa, un'accezione. È una cosa vecchia. Sono facce vecchie, lo si può dire? No, sono, io ho detto, facce vecchie, conosciuti. Politicamente parlando sono vecchi. Politicamente parlando hanno portato Genzano allo sfascio. Poi se mi rinviti con gli amici del PD, io quello sicuramente glielo rinfaccio, io non ho problemi. Anzi, insomma, li ho sentiti. Ma il dato di fatto è quello. E dico che allora li ospiterò. Sta a noi, perché noi abbiamo delle grandi responsabilità come centrodestra. Sta a noi trovare la giusta sintesi. E, ripeto, io in politica, come diceva Fabio, è l'arte dell'impossibile, quindi figurati. Faremo l'impossibile, Chiara. Mi piace questo spirito, sei d'accordo? Tocca a me, sì, con lui abbiamo una amicizia di vecchia data, politica e non politica, ma infatti parlando degli altri candidati che io rispetto per quello che sono, anzi più che altro per quello che sono stati, io ribadisco quello che sta uscendo adesso, che loro rappresentano il passato e tutto ciò che i cittadini vedono che lo stiamo dicendo, lo stiamo ricordando, non va, è tutto addebitabile a quel passato. Ora che loro si propongono divisi per far vedere che uno è più bravo dell'altro, ci provano, per carità, però dovrebbero addossarsi come minimo la responsabilità pro quota di quello che stanno lasciando. E quindi il futuro io non lo... poi i cittadini, noi dobbiamo dire che cosa ci sono, devono avere la consapevolezza, perché lo vedono loro. Allora, certo. È stato usato quel termine, consapevolezza. Noi dobbiamo aiutarli a fare questo passaggio cruciale. Grazie. Fabio. Eccoci. Giudizio sui vari candidati. No, per quanto con uno in particolare, con Flavio, con il quale ho condiviso l'esperienza in opposizione quando lui era sindaco e ci siamo scontrati apertamente. Ovviamente riconosco affatto a Flavio che ha sette vite come i gatti, perché riesce comunque a riabilitarsi e a rilanciarsi ogni volta, e lo sto seguendo ovviamente a mezzo social in questo ultimo periodo, quale si sta cimentando in un rilancio che sembra quasi essere tra virgolette un nuovo della politica, un nuovo per Genzano, quando ahimè è dal 70 che governa Genzano, 1970, quindi per carità non ha sempre fallito, però quando ha avuto responsabilità dirette ha avuto grosse responsabilità che gli sono state anche riconosciute e attribuite dalla popolazione in fase di voto, quindi
Quindi che dici dire? Non è... Diciamo che più che giudicare le persone va giudicato quello che rappresentano e quello in cui hanno fallito quando hanno governato e quando hanno avuto la possibilità di farlo. Quindi è questo sul quale noi dobbiamo puntare, al di là della persona in sé per sé, che ovviamente non va ovviamente attaccata o demonizzata. Certo, ma va messo in risalto quello che, loro, tutti, no? Quello che loro in realtà rappresentano e che hanno rappresentato quando hanno avuto poteri di governo. Quindi questo per noi è sintomo di ovviamente disperazione sotto campagna elettorale, ma va anche detto che l'operazione che hanno messo in atto di spacchettarsi in fronte di una di difficoltà nel trovare unità di intenti è dovuta anche al fatto che Genzano la sinistra mediamente viaggia dal 60-70% e quindi facendo calcoli alla mano hanno pensato che anche suddividendo la sinistra la possibilità di un ballottaggio tra due forze di sinistra è sicuramente alto, perché ovviamente per quanto hanno fallito governando politica ovviamente sanno cosa significa fare politica e ovviamente le stanno tentando tutte. Credo che si stiano tra virgolette anche incartando tra di loro, perché alcune cose sono pressoché grottesche. Però non va mai sottovalutato come avversario, anzi temo che la sinistra Genzano sia uno dei quegli avversari più difficili da buttare giù, forse uno dei pochi rimasti in tutta Italia. Sono cadute roccaforti storiche nel Lazio, in tutta Italia, ma Genzano continua a resistere. È caduta sull'ondata dei 5 Stelle, ma non va tralasciato. È stata una parentesi. Ma non va neanche trascurato il fatto che molta parte dell'elettorato al centro del 5 Stelle è composto da un elettorato di sinistra, che non in maniera automatica voterebbe a destra, quindi va considerato anche questo, va considerato un po' tutto, ma ci attende una sfida molto molto complessa e molto molto ardua che sicuramente se affrontata a livello unitario può garantire un maggior risultato. Grazie Fabio. Chiudiamo con Rosario. Sì, più che soffermarmi sui candidati che sono vanno rispettati principalmente, che sono corresponsabili o chiedere loro. Un commento non è non rispettare i candidati, no, nel senso no, questo no, no, perché insomma no cioè, assolutamente fa parte di un quadro. Dicevo che sono corresponsabili del tracollo di Genzano, dei 5 Stelle e poi della sinistra. Genzano è spenta, è un paese spento, non c'è energia, non c'è un motivo valido per venire a Genzano, su tutti i campi culturali, sociali, sportivi, commerciali, Genzano non ha energia. Che Genzano abbia avuto un crollo è sotto gli occhi sotto di tutti. È oggettivo. E chi l'ha gestita? È oggettivo. Ma noi non ci sostituiremo ai commercianti, però daremo spazio eventualmente, come loro daranno indicazioni, che l'amministrazione vicina darà spazio alle idee. Qualunque energia, anche dalla parte avversa, porti un valore aggiunto, verrà preso in considerazione. Questo è il messaggio che mandiamo. Lo mandiamo precisamente ai genzanesi e alle associazioni dove essere compartecipe di uno sviluppo e di un cambiamento. E oggi vi stanno seguendo con questo, lo posso dire che ho ricevuto molte telefonate, vi stanno seguendo con molta attenzione, quindi è importante questo momento. E io darei pure una deadline tra 2 settimane, magari ci vediamo con entrambe le parti. Credo che forse qualche quadra si sia si sia trovata. Grazie davvero per il tempo che avete dedicato e soprattutto insomma bocca al lupo al centrodestra, in questo caso per Genzano. Grazie, noi ci salutiamo qui. Officina Stampa torna giovedì prossimo, abbiamo avuto questa doppia diretta e buon fine settimana a tutti. Ciao. Kush got a nigga feeling awful. Ate that bitch pussy till she squirted like a dog. Throw her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch, tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high, that's a lie. If so, bitch, I would have been died. The flow out dick, don't get cold chase. Capisce, fuck with me. Fuck around and be deceived. Blast the beats, whack niggas. Fight with oversized clothes. Complain about my jeans, cause I'm taking all they hoes. Hold up, wait a minute. Drop the pussy.
your ass again and again. I'm going off the Danny Knight North, watch a minute. Rolling up some purple that my nigga called Grimace. Bitch, I ain't finished. Nah. These birds was test tubed in the lab with foreign chemists. Rolling testers on it, but statistics got slumped. Got slumped. Me and your girlfriend, you with it, money over everything. The only thing that matters. Stop. And since I've been kicking it, these blunts be getting fatter. Take a couple puffs off it, now a nigga wozy. The white hoes I fuck with, I said I them wozies. We bout to make a movie. Stop. Starring me in a cast full of groupies. Stop. And I do my own stunts. My own stunts. I'm smoking blunt after blunt. And I smoke. Blunt after blunt after blunt after blunt after blunt after blunt. And I smoke. Blunt after blunt after blunt after blunt after blunt after blunt. And I smoke. Blunt after blunt after blunt after blunt. And I smoke. Kush got a nigga feeling awful. Ate that bitch pussy till she squirted like a dog. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch, tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high, that's a lie. If so, bitch, I would have been dying. The flow out dick, don't get cold chase. Capisce, fuck with me, fuck around and be deceived. Rest in peace, whack niggas with oversized clothes. Complain about my jeans cause I'm taking all they hoes. Hold up, wait a minute. Your pussy ain't shit till you have some Danny in it. I'm going off a Zanny night north, watch a minute. Rolling up some purple that my nigga called Grimace. Bitch, I ain't finished. Nah. These birds was test tubed in the lab with foreign chemists. Rolling testers on it, but statistics got slumped. Got slumped. Me and your girlfriend, you with it, money over everything, the only thing that matters. Stop. And since I've been kicking it, these blunts be getting fatter. Take a couple puffs off it, now a nigga wozy. The white hoes I fuck with, I said I them wozies. We bout to make a movie. Stop. Starring me in a cast full of groupies. Stop. And I do my and own stunts. I'm smoking blunt. Aaron and she talks.